e mezzo vi porto sul canale, l'ho promesso mille volte, ma non l'ho mai portato. Siamo a bordo di Irisbus Arway. Ve lo mostro un po' da fuori. Come potete vedere, ho la camicia della divisa vecchia, non ho quella nuova, erano tutte sporche. Con i turni di questi giorni, ovviamente non si riesce né a lavarle né a portarle a lavare, per cui ho dovuto rispolverare quelle vecchie. Dai, ci vestono ancora discretamente bene, anche se il colore è un po' sbiadito, sono un po' più smorto, un po' più vecchio stile. E mi piacciono di più quelle nuove. Ecco qua l'interno del nostro bel Arway, un classico, insomma, l'avete già visto sui vari Crossway e simili. Ve lo mostro da fuori e vi racconto un paio di cose prima di portarvi a fare un giro. Sono a fare un turno di tolmezzo e poi vi porto a fare un giro a Verzegnis e forse a Carnia, a seconda di quanto mi durano le batterie dell'Action Cam. E dai, vi mostro e vi racconto qualcosa di quello che era il mezzo più diffuso nella nostra flotta. Adesso penso sia stato superato nettamente dai Crossway, metano, gasolio, vari. Sicuramente adesso il Crossway va per la maggiore ed è più presente. Questo è il taglio più corto che l'Irisbus produce dell'Arway. È quello da 10,60 m, come al solito. 2,55 di larghezza, 3,40 m e spiccioli di altezza. Guardatelo qua, il suo bel frontale. Come vedete di riflesso c'è uno Scania alle mie spalle. I suoi bei fari alogeni, perché sono progetto del 2006, anche se questo è immatricolato 2014. Saliamo a bordo, logo Irisbus, è anche abbastanza pulito, do giusto un'aspiratina dopo. Salendo, vediamo subito che monta il nostro bel Voigt 4 marce classico che abbiamo già visto sui vari Crossway e simili. La seduta, purtroppo questi sedili non si regolano quasi mai sui fianchi. Allora, cosa vi posso raccontare di interessante? Partiamo dalla storia. Nasce dalla fusione di due mezzi interurbani che l'hanno preceduto. Dunque, Arway unisce e sostituisce, anche nel nome, due mezzi interurbani, rispettivamente Iveco e Renault, che l'hanno preceduto. Per Iveco avevamo il MyWay e per Renault avevamo l'Ares. Queste macchine sono prodotte nello stabilimento della Repubblica Ceca. Sono state commercializzate prima in Francia a partire dal 2006, in cui sono discretamente diffuse, e poi in Italia. È classificato come interurbano di fascia media, oppure turismo fascia bassa, e anche nella nostra flotta è stato progressivamente sostituito dalla sua declinazione più economica, dalla variante chiamata Crossway. Che adesso, come vi ho già portato nei video precedenti sul canale, che adesso domina il mercato principalmente per il fattore TCO, il Total Cost Ownership del Crossway. Avreste mai detto che i nuovi Crossway sono effettivamente una variante più economica? Io sinceramente no, anche se devo dire che nelle plastiche e nell'usura si nota. Tutto sommato, questi Arway, per l'età che hanno, basta guardare il volante, le plastiche, le cose, stanno messi meglio di certi ultimi Crossway con pochissimi chilometri. Cosa vi racconto ancora? Il motore è il classico Corso Rotto 7800 cc, 280 kW di potenza massima, Euro 5, e giusto prima mi stavo leggendo le schede tecniche di Iveco che parlano praticamente del perfetto mix tra power torque e fuel economy. Per cui abbiamo su queste macchine un ottimo rendimento dal punto di vista della potenza, della coppia e dei consumi, che sono discreti. I Crossway in realtà li hanno migliorati ancora, però già su questi 2,5, 3, 3,5 con 1 litro si fanno, che non sono niente male. Queste macchine nascono in modo specifico per rispondere alle esigenze di un mercato che chiedeva mezzi di linea regionali, affidabili, robusti, oppure mezzi a uso misto. Se ricordate, vi ho già portato sul canale gli Evadis, che invece si collocano
un gradino sopra, sono dei mezzi specializzati nelle tratte lunghe, ambagagliere grandi, o al turismo di fascia media, dai. Ad esempio, quelli che arrivano giù dall'Austria per fare i servizi di sostituzione treni sono degli Evadis, più aggiornati di quelli che vi ho portato io sul canale, però sono degli Iveco Evadis, effettivamente. Ah, ulteriore conferma della destinazione di quel mezzo. Invece questi nascono proprio per restare dentro la regione e per fare le tratte regionali di linea. Serbatoio, autonomia, bagagliere, di conseguenza sono tarate sull'utenza che di solito frequenta queste tratte. Altra cosa relativa alla parte motoristica, diciamo, che merita di essere citata, è un ottimo sistema di abbattimento degli inquinanti che Iveco chiama SCR System. Garantisce dei livelli di emissioni veramente buoni per quando è nato questo progetto, che poi sono stati ulteriormente implementati e migliorati con i nuovi Crossway, con i nuovi motori Euro 6, fino poi ai metano, che effettivamente sono, tra virgolette, green, seppur vadano sempre a combustibile fossile. Direi che come presentazione generale vi ho raccontato un po' tutto quello. Direi che come presentazione generale vi ho raccontato un po' tutto quello che mi ero studiato, per cui non ci resta che andare a fare un giro. Io ci ho già fatto un pezzo di linea prima, devo dire, il motore spinge, si sente la spinta, tanto più col 4 marce Voigt, che dà le cambiate nella schiena e quando si schiaccia si sentono. Vi porto a fare un giro, se mi viene in mente ancora qualcosa ve lo racconto. So che era un mezzo molto atteso sul canale, finalmente ce la faccio a portarvelo, ma per vari motivi sono stato un po' assente in questi mesi, sono stati mesi lunghi, impegnativi. Diciamo, dovrei essere agli sgoccioli del mio periodo passato in questo gruppo polmone, in questo gruppo che va ogni giorno a tappare un buco diverso, a coprire turni ferie, a coprire qualunque cosa possibile. Ad esempio, ieri ero in Urbano a Lignano, oggi sono in linea extraurbana a Tolmezzo, i prossimi giorni ho altre linee urbane a Udine, poi tornerò extraurbano, insomma. Ogni giorno si cambia mezzo, ogni giorno si cambia linee, ogni giorno si cambia orari, si cambia tratte. È un bel casino. Ci vogliono degli anni per imparare un po' tutto. Io sono in questo gruppo da 2 anni e sono certo di non aver ancora imparato tutte le linee, tutte le tratte, perché non le ho neanche fatte ancora tutte. Comunque, la mia esperienza in questo gruppo è arrivata agli sgoccioli. Prossimamente dovrei passare in servizio urbano, per cui godetevi gli ultimi video su questi mezzi extraurbani, perché poi vi porterò solo gli urbani. Vediamo se riesco a mostrarvi ancora qualche linea interessante, qualche mezzo interessante prima. Adesso vado a chiamare il collega che deve salire con me in stazione, poi mi terrà compagnia, dato che ha, mi pare, un paio di ore di attesa per poi prendere la mia corriera. D'altronde, se uno non è di qua, non sa molto da fare, o si fa un giro in bicicletta, o si fa una passeggiata, o va a bersi un caffè nei tanti bar e caffetterie che offre Tolmezzo, ma non si può fare grandi cose. Andiamo a farci un giro assieme e vi saluto già perché la parte dopo del video penso la metterò in POV, per cui vi do appuntamento al prossimo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere se vi ho raccontato qualcosa che non conoscevate di questi mezzi nei commenti sotto, condividetelo perché no, iscrivetevi al canale, insomma, le solite cose che dicono quelli che fanno video su YouTube. Sono tutti uguali, cioè. Iscrivetevi, cliccate la campanella, cliccate like, commentate, solite cagate, si può dire? No, non si può dire, boh, non lo so. Comunque, vabbè. Vi do appuntamento al prossimo video che tocca ricominciare la linea qua. Ciao!
che devi girare dentro a sinistra. Ah ok, quello che devo, sì, stavo prendendo dritto prima. Perché non c'era qualche anno fa? L'ho messa ad aprile. Sì, sì. Sì, mi pareva di non averla mai fatta. E come mai ti sei accorto? Ah, con Mercurio, sì. Ah, lì Mercurio. Sì, 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 si è guardato su Mercurio poi. Quelli non c'era, è arrivato ad aprile. Di là con due piani un po' li hanno portati giù quelli da Udine, ho detto tutti i dossi li prendi sotto due per mandare i cani a zero.